Nei 6 minuti 6 che mi sono generosamente concessi proverò a dire che con questa legge finanziaria noi deputati di Facciamo Eco abbiamo due enormi problemi, uno di metodo, Presidente, e l'altro di merito. Enormi, credetemi, signori e signore del Governo, ma come vi permettete di trattare così le istituzioni? Lo chiedo sinceramente e lo chiedo dolorosamente. Credete davvero sia tollerabile quanto è successo? Io ho fortemente voluto, come tanti colleghi qui dentro, diventare deputata. So bene che tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi e che i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina e onore. Articolo 54 della Costituzione. C'è scritto che dobbiamo essere fedeli alla Repubblica, non al Governo, che dobbiamo esercitare il nostro compito con disciplina e onore, non con obbedienza e sopportazione. Siamo in mezzo a una pandemia, c'è stata chiesta responsabilità da parte del Capo dello Stato e nonostante il percorso politico di molti di noi e credetemi anche l'interesse personale elettorale, l'immagine e la furbizia politica ci avrebbero suggerito di andare dritti dritti all'opposizione, abbiamo votato la fiducia al Governo Draghi. Ci aspettavamo molto di più e questa legge finanziaria è esclusivamente del Governo. Ha fatto finta di passare al Senato dove le voci del dissenso sono state sedate con un po' di mancette e ha fatto appena capolino alla Camera. Ma vi rendete conto del precedente che avete creato? Io sì e ne ho paura. Ma chi è qui dentro da svariati lustri pensa davvero sia accettabile anche questo? Mi dispiaccio poi per chi sta qui dentro da pochissimo, come me, ed era entrato per cambiare tutto. Non mi pare ci si sia riusciti. I giornalisti politici dicono che noi parlamentari siamo dei peones, che ci venderemo qualsiasi cosa per una ricandidatura, che non siamo più legittimati a stare qui dentro, che il nostro interesse è più raggiungere la pensione che eleggere un Presidente della Repubblica che tenga insieme il Paese. Mi sembra che, per come siamo stati trattati, anche il Governo la pensi così. Sta a noi dimostrare che si sbagliano. Sta a noi difendere l'onore non tanto di noi stessi, ma dell'istituzione che rappresentiamo. Per questo, anche a nome degli altri colleghi di Facciamo Eco, vi dico subito che noi intendiamo continuare a svolgere il nostro compito con disciplina e onore. E quindi noi usciamo dall'Aula ben sapendo che i nostri diritti sono stati violati e che ci è stato impedito di compiere il nostro dovere. Fin qui il metodo, signori e signori del Governo, ma vengo al merito. Scusate, ma il famoso Ministero della Transizione Ecologica l'avevamo poi messo in funzione? Lo chiedo perché sinceramente la grande assente da questa manovra è proprio la transizione ecologica. Cingolani, tra una dichiarazione e l'altra, che ne dice? In Commissione Bilancio sono state bocciate da maggioranza e Governo tutte le 40 proposte che noi di Facciamo Eco abbiamo fatto per aiutare la conversione della nostra economia in chiave sostenibile. Le risorse del bilancio nazionale dovrebbero essere usate per dare un indirizzo green alle politiche industriali e agricole, per spostare la fiscalità dal lavoro al prelievo delle materie prime, per mettere in sicurezza il territorio, innovare il sistema del welfare, sostenere lavoratori e territori maggiormente coinvolti dalla transizione all'insegna della giustizia ambientale e sociale. Possiamo dire che la legge di bilancio riflette la timidezza e le troppe contraddizioni con cui il governo italiano sta affrontando la transizione ecologica. Da mesi assistiamo a un assurdo dibattito sul nucleare, grazie a Cingolani. Si discute di caro bollette come se la causa fosse la transizione energetica e non la nostra dipendenza dal gas, grazie a Cingolani. Intanto si stanno rilasciando autorizzazioni per sostituire le centrali a carbone con centrali a gas, senza che il piano nazionale integrato energia e clima sia stato adeguato ai nuovi obiettivi europei. Grazie, ministro Cingolani. In questa manovra, bisogna riconoscerlo, ci sono alcune misure positive per l'ambiente, come l'istituzione del Fondo per il sostegno alla transizione industriale per le imprese che investono in efficienza e uso circolare delle risorse, senza cattura della CO2 però, grazie al passaggio al Senato e con grande dispetto dell'ENI, immagino. C'è poi un fondo per la mobilità sostenibile, c'è anche il Fondo italiano per il clima. Nella manovra poi si proroga finalmente il Superbonus 110. Ma diciamoci la verità, e parlo soprattutto ai colleghi e alle colleghe dei 5 Stelle, questa misura, l'unica realmente ambientale uscita da questa legislatura, nell'ambito del governo Conte II e per opera dell'onorevole Fraccaro, noi l'abbiamo dovuta difendere con le unghie e con i denti, dall'azione di un governo che quasi se ne vergogna, con un ministero della transizione ecologica che evidentemente ritiene che la cosa non lo riguardi. Al di là di quello che c'è e che andrebbe corretto, questa legge di bilancio si caratterizza soprattutto per quello che non c'è. Scusate,
Ma dov'è il graduale taglio agli oltre 19 miliardi di sussidi che ogni anno, ci dice lo stesso Ministero, diamo alle attività ambientalmente dannose? Lo aspettiamo da 3 anni, colleghe e colleghi dei 5 Stelle. Insomma, mi sembra di capire che anche quest'anno la decarbonizzazione può attendere. E scusate, per fare un esempio del disinteresse del Ministero verso questa manovra, ma non doveva essere Cingolani a far presente al Governo che noi abbiamo un sistema di protezione e di rilievo, le ARPA parlo, per difendere i territori assolutamente in ginocchio? Chi doveva chiedere più finanza e più personale per difendere i territori in un paese in cui apriremo migliaia di cantieri di PNRR? Cioè, Cingolani dov'era? Allora anche qui è il caso di fare chiarezza. Al ministro Cingolani dico che dovrebbe lasciare il Ministero della Transizione Ecologica, non perché ha finito di fare i compiti, ma perché non ha mai cominciato. Per questo noi ti facciamo eco, depositeremo una mozione di sfiducia al ministro, che così potrà tornare a svolgere ottimamente il suo vecchio lavoro, che evidentemente molto gli manca. Siamo d'accordo quando dice che la politica non fa per lui. Grazie, Murone, e ora abbiamo il anche tempo. Imparato che la sua idea di transizione ecologica è più simile a quella di Eni che a quella del Green New Deal europeo. Grazie, Presidente. Grazie.